Una minoranza risibile di incivili non può macchiare l'immagine di una città. Questo è in sintesi il pensiero espresso stamani nel corso di eventi quotidiani dal sindaco Nicosia. I recenti gravi episodi di violenza che hanno interessato Piazza del Popolo e zone limitrofe non possono gettare ombre su un centro storico sul quale proprio l'amministrazione comunale ha in questi ultimi tempi speso risorse e profuso impegno. Mi pare che a Vittoria si stia facendo anzi molto proprio qualche per esempio, i giovani. Qualche esempio. Ma qualche esempio, basti pensare agli stessi percorsi di legalità organizzati in maniera eccellente dall'assessore Gurriere e dall'amministrazione comunale. Basti pensare a Autumn in Live con le iniziative in piazza, proprio per consentire che i giovani stiano in piazza ascoltando musica e che ci siano iniziative nella piazza in maniera che la stessa sia controllata, non sia lasciata. Quindi questi episodi allora... Gli episodi sono dovuti a un fatto purtroppo semplice, banale, ma nello stesso tempo antipaticissimo. E cioè noi siamo passati da una situazione nella quale a Vittoria non si usciva la sera, anzi in Piazza del Popolo fino a 10-15 anni fa c'era il coprifuoco e si sparava semmai, si dava un appuntamento alle gang per scontrarsi a fuoco, ricorderete gli episodi di cronaca, ahimè, tristi. Siamo passati man mano, proprio lavorando sul centro storico, lavorando e creando le opportunità con diversi spettacoli, diverse iniziative, il Festival Jazz, abbiamo invogliato alcuni imprenditori coraggiosi ad aprire i primi bar, i primi pub, i primi ristoranti nel centro storico, e man mano si è passata da una tradizione nella quale i nostri giovani, per poter uscire la sera, dovevano necessariamente andare il più vicino a Ragusa, poi man mano anche a Comiso, eccetera, si è creata invece una situazione molto simile a quella bellissima che si è creata a Piazza Fonte Diana a Comiso. Cioè la nostra piazza il venerdì, sabato e domenica è strafrequentata di ragazzi, il nostro centro storico, ci sono 3-4 pub a fila che prima non esistevano, bisognava andare a Ragusa Ibla, e ci sono delle iniziative che attirano i ragazzi in piazza. E troviamo una piazza che è affollata di migliaia a volte di giovani. In mezzo alle migliaia di giovani ci sono tantissimi bravi ragazzi i cui genitori e loro stessi devono essere rassicurati che andare in piazza è una cosa bella la sera e non corrono rischi. E ci sono anche quei quattro bulli, quei quattro malandrinazzi che abbiamo purtroppo vissuto nelle varie epoche delle nostre gioventù e ci sono ancora oggi, che vanno lì invece solo per dare fastidio, solo per attaccare brighe, oppure ci può essere anche qualcuno che pensa che dove ci sono tanti ragazzi ci può essere l'opportunità di fare anche traffici illeciti.